Va bene, raga, riprendiamo l'avventura di Crash Bandicoot. Questa volta abbiamo come alleato il nostro Neocortex. E infatti giochiamo con lui. Che figo. Chissà che magari si inventano qualche sessione un po' sparatutto, potrebbe essere divertente. Che, tra l'altro, io non li avevo giocati gli spin-off. C'era un Crash che non ha avuto molto successo dove giocavi anche con Neocortex, se non sbaglio. Però non aveva aveva preso tipo un 7 su 10, insomma. Troverò le nuove impostazioni del cluster su questi predatori preistorici. Che spara. Non ha il doppio salto, però. Cosa c'ha? C'è tipo uno scattino. Provi a morire. Dobbiamo morire perché. Sapete che faccio una fatica. Ma che cazzo? No, ho sbagliato. No, sono un pirla. Ridevano del mio design a blocchi. Beh. Ma che. Perché sono morto? Perché si è ritrasformato normale. Allora, abbiamo il ghirletto troppo facile. Dobbiamo. Ah, aspetta che. Aspetta. Ah, il primo colpo. Salta. Ah, ok. Il primo colpo lo trasforma in un blocco, il secondo colpo in un blocco che salta. Ok. Non prendiamo le mele, però sti cazzo. Questa qua è la gelatina.
posso far così. Vero che non ho il doppio salto, quindi devo sfruttare. Non è che là dentro nel tunnel c'era qualcosa. No, ma questi distruggiamoli, tanto. No! Che pirla! Perché non so perché pensavo di poterlo. Dai, comunque vabbè. È fattibile. Vai. Cosa ho rischiato? Cosa ho rischiato? Meglio così che... Meglio così. Facciamo il giro, ma almeno... Però devo dire che ogni personaggio sono riusciti a dargli un bel... Un bello stile, comunque. Lui con la pistolina, l'altro, il coccodrillo con la... Sì, sono riusciti a dare un bel... Dovremmo aver preso tutto. Non ho mai avuto un covo in un vulcano. I buoni ce li hanno? Ho molto da imparare. No, sono un pirla, raga, sono un pirla. Devo trasformarlo. No, sono un pirla doppiamente. Ok. Ma dai, ma come... No, troppo... C'è lo scatto che doveva troppo lontano, merda. No, ho sbagliato. Ho sbagliato, ho fatto confusione col salto e lo scatto. Cioè, c'ho due tasti, il 50% sono riuscito a... Cioè, a sbagliare il tasto, una roba incredibile. Ma... Ok. Marca vacca. Devo sparare quando...
Ora. Ora. Non vedo un cazzo, raga, sta telecamera, però va troppo avanti. Non lascia spazio dietro. Cioè, boh. Inizi che dammi un po' di margine, no? Per ritornare un attimo indietro. Ripensandoci, niente covo nel vulcano, mi stanno bruciando i peli del naso. Se riusciamo a... Cavolo, non vedevo funghi così grossi da quando ho lasciato acceso il gigantotron tutta la notte. E fino qua. No, 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 no. Mi sono spaventato perché ho sparato la piattaforma. Pensavo si ritrasformasse in... in animale. Al culo. Qua però c'è un problema, perché se io vado qua fanculo, c'è un problema, devo ritrasformarli probabilmente e riposizionare le cose. Devo no, sbaglio, continuo a sbagliare tasti, raga. Porca vacca, che palle. Vorrei abilitare una scossa elettrica al pad. Quando sbaglio mi piglio la scossa, così proprio per auto-infliggermi la punizione. Sto sbagliando tasti ancora. Dai, questa è la volta buona. Non lo sento. No, devo ritrasformarlo. Allora, l'importante è lui. Lui devo gestirmelo bene. Deve essere. E poi li devo ritrasformare.
Allora, facciamo così. Iniziamo a distruggere questo. No, non scherzare, oh. '97. Secondo me ce l'abbiamo fatta. No, abbiamo sclerato un po', ma ne valse la pena. Ok. Abbiamo sbloccato un... Allora, ritornerei indietro, perché poi mi dimentico, sicuro, di Cortex. Quindi farei anche questa. Hop. Sì, che qua era successo qualcosa che gli è venuto fuori. Quando viene fuori il punto di domanda c'è l'intreccio temporale nel livello. Non mi ricordo di preciso, ma qualcosa era successo. Quindi qui, come gli altri, faremo metà Cortex, metà Crash, probabilmente. C'è freddo. I Bandicoot stanno per arrivare. Devo raggiungere il posto. Oh. Ho sbagliato, continuo a fare confusione tra lo sparo e lo scatto. È una roba assurda. No, ho sbagliato. Troppo in alto. L'ho sbagliato, merda! Allora, vediamo prima in alto e poi al massimo scendiamo. Ok, il problema è che... Ok, non cade. Ok. Torna pure indietro. Porca puttana. Mamma mia, c'è un... Mamma mia, non salta, non sono abituato. Ho sbagliato! Oh raga, non riesco a usarlo sto Cortex. Cioè, continuo a sbagliare con lo scacciando. Non ce la faccio. Ah, ok. Ah,
No, aspetta. Qui si prosegue, noi dobbiamo andare a raccogliere tutto il resto. Sì, come... signori, che giocata! Che giocata! Se ti senti gelato, rallegra il palato con il Bandicoot stufato. Mizzica. Beh, ma io faccio così. Vabbè, proviamoci, dai. Ok, vediamo se... Ok, mi fa partire da qua. Merda! Ah, che ansia. Vabbè, ma manco l'ho toccato, quello, c'era la parete lì. Probabilmente non devo usare lo scatto qua. Qui non devo usare... Ok. E qui c'era quella roba. Distruggeva la nave. Ancora qualche passo e diventerete Bandicoot. Ah, volevo ucciderlo. Vabbè, questa è morte gratuita. No, più che altro il tornare indietro che... No. Ma magari c'era qualche cassa da prendere tutto qua. Un attimo. No. Qua un po' più difficile perché hanno inserito delle casse da... Merda. Quando cerchi di prendere tutte le casse comunque perdi una marea di vita, eh? Una marea. Fanculo. Quando cerchi di prendere le casse perdi un botto. Le accumuli e le riperdi in 2 secondi. Questa cosa è anche carina. Muoio. No. Mi ha tolto la... Fanculo. Fanculo, mi ha tolto la maschera. Devo... Ah, merda!
Merda! No, ma la devo prendere, cioè, questo guarda. E poi se resti senza vite, ricominci il livello. Quindi queste robe qua non conviene farle. Non posso prendere la testata. Non posso prendere la testata. Fanculo. Sono partito bene. Il problema. Ok. Devo fare sta roba qua. Però devo farla in tempi record. Devo farla in tempi record. No. Devo essere... Ok, non il doppio salto. Quello come si attiva. Si attiva lì. Fanculo, ho preso. Come faceva a distruggerlo? Cioè? No, 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 no. Qua devo trovare... l'altro interruttore. E questo che è... Vaffanculo. Ok. Ci siamo. Allora, tanto qua ci dobbiamo tornare. Aspettiamo un attimo. Andiamo a cercare l'altro interruttore. Fanculo! Che palle! Facciamo una fatica, raga. Sto venendo un nervoso, raga. Porca vacca. No, più che altro è veramente il dover ripetere sempre le stesse cose. Comunque non è che puoi permetterti di andare più veloce, però ci vai più veloce perché non ne puoi più. Un po' rischiato, eh?
Ma il problema... Fanculo! Fanculo! Fanculo, fanculo, fanculo. Fino a qua tutto bene. Cioè, tutto bene, insomma. Tutto bene per modo di dire. Andiamo avanti. Un attimo, con calma. Con calma, non posso morire ora. Anzi, io forse... Ah, fanculo le... Fanculo le cose, le... No, 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 no. Ma devo tornare indietro. Vabbè. Non devo dimenticarmi però. Ma qua è un casino, raga, perché... Merda! Come faccio a salire là in alto? Ma devo fare tutto ogni volta sta roba qua della cassa, che è un po' una rottura di palle. Qua scendono. Merda, ho sbattuto contro il core. Come faccio a salire, raga, su? E si carica. A meno che io non posso fare una cosa di questo tipo. Merda, ma non mi fa saltare, prendo la testata lì. Come cacchio faccio? Almeno che non sfrutto quel... No, ma questo qua non posso essere... No. Come cavolo faccio a salire in avanti? Troppo tardi. Merda. Dovrei scivolare e salire, ma non c'è neanche lo spazio per farlo, mi sa. Facciamo una prova.
Non so che fare, raga. A meno che... Forse devo sfruttare quello. Aspetta, che forse è quello che è lì che devo andare. No. Non è a sinistra. Ah. Cioè non è a destra ma è a sinistra. Ma non moriamo, non moriamo qua. Non l'ho preso il checkpoint, mi sa. Stava... Ma sono un pirla. No, aspetta! Dov'è la maschera? Ah, c'è il checkpoint, meno male. Meno male, grazie al cielo. Grazie al cielo. Non mi ero, mi ero dimenticato di... Ma che cazzata ho fatto? Perché ho fatto sta minchiata? C'è il bunglabar. Ma è a tempo? Ma che scherziamo? Lì oltretutto ce n'è un'altra ancora. Quindi secondo me dobbiamo andare prima di qua. Fanculo, sì, ma se non riesco neanche a passare da una barca all'altra, come posso pensare di fare tutto il resto? No. Merda, 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 merda. E fin qua tutto bene. Abbiamo fatto. Merda. Oh. Ne ho perso un botto.
ho perso un botto di vite per niente. Continuiamo, ne ho perse così tanti che boh, non saprei sinceramente dove. Passiamo quindi all'ultimo livello del mondo preistorico. Scatto del dinosauro, qua mi sa che ci avremo un dinosauro che ci insegue, non so perché. La parola scatto mi lascia intendere tutto ciò, magari mi sbaglio. Merda, l'acido resta per terra e mi uccide. Merda, non lo uccido. Bello! Funghetti qua. Merda. No, no, devo trasformarlo. Arriva, raga. Sicuro. Mistica. Muoio perché sono i funghetti di merda. Va, sono dentro le sue fauci. Questa cosa qua non ci avevo pensato, ho detto magari. Fanculo. Voglio prendere le casse. Voglio provare a prenderle tutte. So che sarà... richiederà diversi tentativi.
È successo qualcosa. Qui c'era qualcos'altro qua in alto. C'è un coso là. Non devo distruggerli. Un attimo, vedi che c'è. Vedete? C'era una cassa. Dopo tutte le vite che sto sprecando per... Oh. Bello, quando è così scorrevole il livello. Però adesso ci... infatti qua impazzirò. Ma io pensavo che con il... Io pensavo che con il... La cassa che mi facevo da copertura non morivo. Qual dinosaurino che mi guarda? Che bello! Merda qua. Ho sbagliato. Devo saltare. Che poi avete visto, ci sono anche dinosaurini anche qui che mi guardano. E se muoio, ridono. Sti pezzi di merda. Se muoio, sti pezzi di merda ridono. Ok, ora qua dobbiamo ragionare. C'è poco da ragionare in realtà, cioè. Devo saltare là. Oh, via. Cosa devo fare, raga? Forse il doppio salto. Devo fare, credo, il doppio salto con la trottola. Vediamo, eh. Fanculo. Fanculo, ce l'avevo fatta. Dai. Uno, due. Facciamoli esplodere, oh. Anche se ho visto, se ho visto. Devo rischiare di morire. Visto che ritorna. Si è reso. Basta.
non sono abbastanza appetitoso. No, magari ci mettono la scatolina in alto, sti pazzi di merda. Merda. Oh no, non si è arreso. No, merda, mi è crollato il pavimento davanti, porca puttana. In questi casi mai guardare il dinosauro, guardare sempre avanti. Questi. No, è morto, poverino. Andiamo avanti. Ho preso tutto. Ho preso tutte le casse, bravissimo. Va bene raga, io direi che ci salutiamo qua. Vabbè, c'è il filmato. Una nuova maschera. Oh senti Numi, ma sei tu la Niloli? La gravità. Come stai, fratello? Scusa se ti metto fretta, ma il mondo può finire da un momento all'altro, quindi... Quando è che invece il mondo ha mai fatto qualcosa per noi? Non badare al musone, è il solito guastafeste. Sì, non badare a me, io non conto, nulla conta. E con Ika Ika siamo arrivati a 4. E adesso? Non chiuderemo i varchi se prima non fermiamo chi li apre. Ovvero Entropy ed il suo prezioso generatore di varchi. È proprio ora di dare una lezione a Entropy. Mi sa che è la fine, raga. Mi sa che... Posso aiutarvi? Mi sa che è l'ultimo. Mi sa che è l'ultimo. E qua abbiamo questo qua, però lo facciamo la prossima volta. Io come sempre vi do super telecamera con un piacere e un'iscrizione. Ci vediamo alla prossima. Ciao.